New tonight, singer and actor Jamie Foxx is reportedly receiving care in Chicago after a health scare. Daughter posted this to Instagram, saying Foxx has been out of the hospital for weeks and that he's been playing pickleball. We don't know much about Jamie Foxx's medical condition. All we know is that he had a medical emergency while filming in Atlanta, and now he's here in Chicago recovering with his family by his side. Tia Ewing, Foxx 32, Chicago. Stiamo attraversando un po' un periodo, diciamo, catastrofico riguardo la situazione di moltissimi attori del mondo del cinema. Infatti la loro situazione attuale non è sempre delle migliori. Abbiamo visto Brendan Fraser, abbiamo visto Bruce Willis, abbiamo visto Michael J. Fox e adesso sono qua per parlarvi di un altro attore, ovvero Jamie Foxx. Le sue ultime notizie infatti ci hanno lasciato un po' perplessi. In ogni caso io sono Captain Nerd, bentornati su Chuck e Azione. Prima di andare avanti vi voglio comunque fare un preambolo di chi è quest'attore, che è molto conosciuto, infatti oltre ad essere un attore è anche cantante, personaggio televisivo e produttore statunitense. Nasce il 13 dicembre del 67 in Texas, negli Stati Uniti, e i film per cui lo ricorderemo di più sono Il poliziotto in Giustizia privata, Fotti Madre Jones in Come ammazzare il capo e vivere felici, il nostro Electro in The Amazing Spider-Man e anche in Spider-Man No Way Home, per non parlare del personaggio di Django. Tutto nasce l'11 aprile 2023, giorno in cui il nostro attore Jamie Foxx viene ricoverato in ospedale per una condizione misteriosa. Dico misteriosa perché è veramente impressionante quante ne hanno tirate fuori inutilmente, quante ne hanno inventate dopo questa cosa. C'è chi diceva si preparano al peggio, c'è chi pensavano che fosse in una situazione di quasi morte, c'è chi pensava cose veramente assurde e i giornali hanno, tra paparazzi ed ogni cosa, hanno fatto 3.000 fake. Difatti è una cosa assurda quanto può arrivare la propaganda a dire cose senza senso. Questa secondo me è anche una grande mancanza di rispetto nei confronti dell'attore. In ogni caso, un mese dopo, verso il 12 maggio, la figlia Corinne ha annunciato che il suo padre era uscito dall'ospedale, comunque stava bene e che comunque era stato in casa per settimane, quindi aveva avuto una sorta di processo di guarigione a casa, sempre per quel qualcosa che non ci viene spiegato. In ogni caso, ripeto, ne hanno fatto un affare di Stato. E qualche giorno dopo, ovvero il 15 maggio, Foxx annuncia che padre e figlia si sarebbero uniti per ospitare We Are Family, un nuovo gioco musicale sulla rete. E nonostante anche tutto questo malinteso scatenato nei social, insomma, nelle stampe, di tutti i giornali, la figlia di Jamie Foxx a una certa inizia anche a rispondere. Difatti afferma: triste vedere come i media si scatenano. Mio padre è uscito dall'ospedale da settimane, in convalescenza. Aggiunge poi che il giorno prima stava pure giocando a pinkball e quindi ringrazia anche tutti per il sostegno. In ogni caso ha affrontato un po' la questione in maniera abbastanza calma. Fosse stato mio padre mi sarei un pochino arrabbiato. In ogni caso quando si tratta di giornali, insomma, vita da VIP, bisogna mantenere una certa calma. In ogni caso l'attore sembra che non voglia rivelare quale sia la sua vera essenza, malattia, chiamiamola come vi pare. E quindi ciò ci incuriosisce sempre di più, perché dato il fatto che in un suo film che dovrà uscire con Cameron Diaz, egli aveva pure licenziato varie persone dalla troupe per un fortissimo scatto di rabbia. Cosa molto strana, cioè che non viene dall'oggi al domani una cosa del genere. Quindi già lì viene da pensare a qualche problema psicologico, chi lo sa. Ora come ora troviamo scritto un po' ovunque che lui è in una situazione stabile, che comunque non ha bisogno di stare in ospedale. Quindi cerchiamo di essere positivi e vediamo un po' nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se arriveranno altre informazioni. Prima di allora stringiamo i denti e insomma speriamo per quest'attore, cui siamo anche molto affezionati. E per quel che vale, la figlia rassicura tutti dicendo che il malore è passato e il padre ora sta bene. E tra i grandi sostenitori per il bene di questo grandissimo attore ci sono anche delle persone che conosciamo molto bene, ovvero Viola Davis e LeBron James, grandissimi amici dell'attore. Detto questo, ragazzi, io vi consiglio di non dar retta a tantissimi annunci che troverete sui social, perché più della metà legati a Jamie Foxx che ho trovato sono fake. Ovvero sono cose prese vere e poi diventate tutt'altro.
quindi state molto attenti perché anche nei siti più affidabili potete trovare cose fake. E questo è quanto, ve lo dico proprio per esperienza, perché dopo questa cosa mi sono un po' logorato dentro. Io comunque vi ringrazio per la vostra attenzione, seguiteci sui social, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e niente, da Captain Nerd qui oggi è tutto. E noi ci rivedremo presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!